quando sono a Milano non so girare di Roma e viceversa. Non posso fare a meno delle due città, perché sono talmente diverse che poi si completano. Io credo che i magistrati, l'antimafia, il governo troveranno delle soluzioni, perché la gente ha bisogno di avere segnali positivi dallo Stato. La certezza della pena è un valore, per cui è chiaro che bisogna umanizzare la pena, ma attenzione, qua non stiamo parlando di reati bagattellari, stiamo parlando di persone che hanno messo in ginocchio il paese. Per cui io mi affido molto al coraggio e alla sensibilità dei magistrati per trovare soluzioni migliori. Abbiamo dimostrato un tribunale qual era stato il ruolo della donna e abbiamo molte volte risolto questioni che sembravano impossibili da risolvere. Noi abbiamo due paradossi nel nostro paese. Abbiamo milioni di persone che si odiano a morte e sono separate in casa, vivono in due stanze diverse, e migliaia di persone che si amano alla follia ma che risultano separate. Grande sindaco, perché vedo che ci mette il cuore, tra l'altro convincere i baresi, una città così bella, e stare a casa non è un'impresa da poco, ma capisco perfettamente la preoccupazione del sindaco di Bari, ma di qualsiasi altro sindaco, che immaginate cosa poteva significare una pandemia nel sud come quella che è successa in Lombardia, sarebbe stata un'ecatombe, una tragedia. Quindi molte volte questi atteggiamenti dei sindaci sono stati forse quelli più utili in certe zone, quindi ben vengano. Ovviamente speriamo che il sud non venga dimenticato.